auguri a tutti, soprattutto buon Santo Stefano e spero che tutte quante voi abbiate passato un bellissimo Natale. Per quanto riguarda il nuovo progetto che vi propongo, ho deciso di chiamarlo Mille Bulle. Questo perché il motivo, se lo vedete, ricorda tantissimo delle bulle. È un punto che ho già utilizzato in passato anche per altre creazioni. Questa volta ho deciso di realizzare un maglione fatto esclusivamente con questo punto. Per quanto riguarda il filato, io ho deciso di utilizzare quello della DMC che si chiama Shane, che è questo gomitolone che vedete ed è da 100 grammi. Si lavora con l'uncinetto del 6,5, ma io per realizzare la maglia ho lavorato con l'uncinetto del 6 e anche del 5. Come sempre in descrizione vi lascerò il link al mio sito Filati Ezza, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Voglio mostrarvi alcuni colori che sono secondo me bellissimi. Abbiamo questo che ricorda un po' i colori del tramonto. Questo qui che invece è più natalizio perché ha al suo interno del beige ma anche del rosso e poi i classici sfumati dove ci sono queste tonalità del blu, ma anche questo che trovo veramente particolare perché ha uno sfumato che ha del blu, del rosa ma anche del verde, quindi molto particolare così come quello che ho utilizzato io. Per poter realizzare questo maglioncino che è una taglia S, io ho utilizzato un totale di 500 grammi, però in realtà io dell'ultimo gomitolo ne ho utilizzato veramente poco, quindi se siete una taglia M vanno bene 5 gomitoli, quindi 500 grammi. Se invece siete una taglia L vi consiglio 6 gomitoli. La lavorazione, come vi dicevo, è una che già ho lavorato e che è facilissima da realizzare, in quanto sono due giri che vanno sempre ripetuti quando andiamo a lavorare in tondo per la parte inferiore e per le maniche, mentre quando andiamo a lavorare la parte superiore della maglia e quindi in giri di andata e ritorno, i giri diventano 4, ma sono semplicissimi, quindi questo punto è perfetto anche per chi ha le prime armi o e lavorando poi con degli uncinetti così grandi come il 6 e come il 5, vi posso assicurare che la maglia si può realizzare in pochissimo tempo. So che molti di voi adesso sono in vacanze, quindi hanno più tempo per recuperare, ma vogliono comunque fare qualcosa di veloce, quindi vi consiglio questo maglioncino che nel giro di 2 giorni riuscite tranquillamente a realizzare. Detto ciò, spero che anche questa semplice creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate sia come Elsa fa dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della DMC Linea Shane, che è questo gomitolone da 100 grammi. Il colore che ho scelto io è il 137, che ha queste stupende sfumature che vanno dal blu al viola con un po' di verde, ma ci sono anche altri che trovate sempre sul mio sito Filati Elsa, come questi tre che vedete qui. C'è questo sfumato del tramonto, lo sfumato dell'oceano, lo sfumato con i colori della terra, quindi beige scuro, rosso. Quindi veramente dei colori spettacolari. Lavorerò con l'uncinetto numero 6. Ho montato 98 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 6. Mi raccomando, come al solito, andatevi a misurare o il seno o la circonferenza fianchi e capire quale avete più grandi, in modo tale da capire quante catenelle andare a mettere per raggiungere la circonferenza che vi serve, ricordandovi sempre di mantenere il multiplo di 6. Per una taglia M, io comunque consiglio di mettere, se utilizzate il mio stesso filato o comunque un filato che si lavora con l'uncinetto numero 6, di andare a mettere almeno 4 motivi in più rispetto a me, mentre se siete una taglia L andate a mettere 8 motivi, se non anche 9 o 10. Detto ciò, possiamo andare a fare il primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due e tre. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta, per un totale quindi di 3 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e vado a fare la mia prima maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo la mia seconda maglia alta. Catenella successiva, terza maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Ripetiamo ancora una volta insieme. Quindi entro nella quarta catenella e vado a fare una maglia alta. Entro nella catenella successiva e vado a fare la seconda maglia alta. Catenella successiva, terza maglia alta.
3 catenelle, 1, 2 e 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo quindi per tutto il primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro e realizzo 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado nell'ultima maglia e vado nell'ultima maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. Una catenella. Prendo il filo, vado nella seconda delle 3 catenelle e vado a fare 3 maglie alte, quindi entro e vado a fare una, due e 3 maglie alte. Catenella di separazione, ricominciamo da capo. Quindi vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella seconda maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado nella terza maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la seconda delle 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte. Quindi una, due e 3. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado sopra l'ultima maglia alta e realizzo la mia terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. Catenella di separazione. Vado dove ho la seconda delle mie 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte. Una, due e 3. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le 3 maglie alte, la catenella, entro dove avevo fatto le 3 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassissima. Allora, questi sono i due giri che vanno ripetuti per tutta l'altezza della nostra maglia fino ad arrivare agli scalfi. Adesso vi faccio rivedere come si rifare il primo giro, visto che abbiamo una base diversa rispetto a prima che avevamo le catenelle, e poi vi dirò quante volte ho ripetuto questi due giri per arrivare appunto a fare gli scalfi. Quindi, con delle maglie bassissime, ci portiamo dove abbiamo la prima maglia alta del gruppo di 3. E andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta sopra la terza maglia alta. 3 catenelle, una, due e 3. Salto le 3 maglie alte chiuse insieme e vado direttamente dove ho le 3 maglie alte successive e di nuovo vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due e 3. 3 catenelle. 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi sto rifacendo il primo giro e poi, come vi ho detto, si passerà a fare di nuovo il secondo. Ci vediamo dopo quando vi dirò quanti giri ho fatto e faremo gli scalfi. Allora, ho ripetuto i due giri per 12 volte per arrivare così a poter mettere i marcatori. Quindi ripeto, i due giri io li ho ripetuti 12 volte. Poi a questo punto sono andata a mettere i marcatori. Ho ripetuto il primo giro prima di rimettere i marcatori in modo che mi fosse più facile capire dove metterli. E ho contato i gruppi di 3 maglie alte. Io ne ho un totale ne ho 16, quindi ne ho messi 8 avanti e 8 dietro, mettendo il marcatore dove ho le 3 catenelle che mi separano l'ultimo gruppo dal primo gruppo della parte posteriore. Quindi mi raccomando, se avete un numero dispari, quello dispari del gruppo di 3 va sempre sul davanti, perché sul davanti abbiamo il seno, quindi la maglia tira di più. A questo punto possiamo andare a realizzare quindi i nostri motivi, ma non più in giro di tondo, ma in giro di andata e ritorno. Allora, questo giro lo chiameremo giro base e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono la prima maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme, faccio una catenella di separazione, entro nella seconda delle 3 catenelle e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi una, due e 3.
Catenella di separazione, andiamo a fare di nuovo le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi procediamo così per tutto questo, lo definiamo giro base. Poi vi farò vedere come continuare la lavorazione in giro di andata e ritorno. Quindi continuiamo in questa maniera fino ad arrivare alla fine del giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il primo giro. Sto per terminare il giro base, quindi ho fatto la catenella di separazione e vado a fare le 3 maglie alte chiuse insieme. Una maglia alta non chiusa sopra ogni maglia alta del giro precedente. 2 e 3. Quindi chiudo le 3 maglie insieme. E andiamo a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Catenella di separazione e andiamo direttamente qui dove abbiamo le 3 maglie alte e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due e tre. 3 catenelle, una, due, tre, salto le 3 maglie alte chiuse insieme, vado dove ho le 3 maglie alte e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. E continuo così quindi per tutto il primo giro, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3 e 3 maglie alte sopra le 3 maglie alte, saltando le 3 maglie alte chiuse insieme. Continuo così per tutto il primo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare col secondo. Sto terminando il primo giro, ho fatto le 3 maglie alte, catenella di separazione, vado dove ho l'ultimo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il primo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, adesso vado a fare una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle 3 maglie alte, quindi una, due e tre. Chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione, vado dove ho le 3 catenelle, entro nella seconda e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi una, due e tre. Catenella di separazione, di nuovo da fare le 3 maglie alte chiuse insieme. Continuo così per tutto il secondo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il terzo. Sto terminando il mio terzo, scusate, il mio secondo giro. Ho fatto la catenella di separazione, prendo il filo, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Ho terminato così anche il secondo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il terzo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, andiamo direttamente dove abbiamo il gruppo delle maglie alte e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due e tre. 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo le 3 maglie alte chiuse insieme e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta. Continuiamo così per tutto il terzo giro, vi farò vedere come terminarlo e come fare il quarto. Sto per terminare il terzo giro, ho fatto le 3 maglie alte, vado a fare le 3 catenelle, prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado nella seconda maglia alta, entrando nella terza catenella e vado a fare quindi la mia seconda maglia alta. Ho terminato così anche il terzo giro. Giriamo la lavorazione, andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa. Entriamo nella catenella nella maglia alta successiva, andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudiamo le 2 maglie alte insieme. Catenella di separazione e andiamo a fare, entrando nella seconda catenella, le nostre 3 maglie alte, una, due e tre. Catenella di separazione, andiamo dove andiamo le 3 maglie alte, andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse, una sopra ogni maglia alta, quindi una, due e tre. Chiudiamo le 3 maglie alte,
catenella di separazione e di nuovo entriamo nella seconda catenella e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Continuiamo così quindi per tutto il nostro quarto giro. Vi farò vedere come terminarlo e come riniziare il secondo, il primo. Io poi alla fine naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto i giri prima di arrivare all'altezza delle spalle, e andremo a fare poi la stessa cosa anche dietro. Sto terminando il quarto giro, ho fatto le 3 maglie alte e la catenella di separazione. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la terza catenella che correva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme e abbiamo così terminato anche il quarto giro. Adesso si ricomincia dal primo, ve lo faccio rivedere un attimo e poi, come vi ho detto, lavoreremo così fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Io vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e andremo a fare la stessa cosa anche dietro. Quindi andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, andiamo direttamente dove abbiamo le 3 maglie alte e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi questo è ritornare a fare il nostro primo giro. Allora, ho terminato anche di lavorare per arrivare a fare gli scalfi, quindi ho lavorato fino alle spalle e insieme al giro base, i 4 giri, ho ripetuto i primi 3 giri. Il terzo giro però sul davanti mi sono fermata prima, ossia ho lavorato soltanto 2 gruppi di 3 maglie alte, sia da questo lato che da quest'altro lato. Quindi ripeto, io ho lavorato il giro base, i 4 giri del motivo più i primi 3. Il terzo però, almeno sul davanti, mi sono fermata qui dove ho i primi 2 gruppi di 3 maglie alte e ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato, mentre dietro ho lavorato il terzo giro completamente, quindi andando sia da sinistra verso destra, in modo tale che quando poi sono andata a cucire le spalle mi ho creato questo scollo un po' quadrato. Una volta fatto ciò possiamo andare a lavorare le maniche. Per realizzare la manica all'inizio lavorerò sempre con un uncinetto numero 6, ma poi andrò a lavorare con un uncinetto più piccolo per andare a stringere. Non so ancora se passerò a quello del 5,5 o a quello del 5, ma vi farò sapere. Per quanto riguarda la lavorazione sarà la stessa della maglia che abbiamo fatto fino adesso, quindi si tornerà a lavorare in tondo. Io parto sempre dal sotto, vedete qui c'è la cucitura della spalla, quindi parto dal sotto e parto con il giro delle 3 maglie alte e 3 catenelle. Quindi mi aggancio qui dove ho lasciato le 3 catenelle libere, mi aggancio nella prima catenella e vado a fare le mie 3 catenelle che equivalgono alla prima maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo la seconda maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo la terza maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. E adesso mi sposto qui lateralmente e vado dove ho la maglia, le 3 maglie alte chiuse insieme, vado a fare la mia prima maglia alta, una maglia alta dove c'è la maglia alta orizzontale, una maglia alta qui dove c'è il foro piccolo, 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado ancora, salto diciamo 2 maglie orizzontali, quindi entro nel foro piccolo e vado a fare la mia prima maglia alta. Vado una maglia alta orizzontale, realizzo la seconda maglia alta, vado nel foro piccolo e realizzo la terza maglia alta, 3 catenelle e ricomincio da capo. Quindi devo andare a fare questo per tutto il giro. Vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto il gruppo di 3 maglie alte e poi vi farò vedere un attimo come rifare anche il secondo giro. Poi continueremo, io vi dirò dopo quanti giri sono andata a cambiare il mio uncinetto e soprattutto che uncinetto sono andata ad utilizzare. Sto terminando il primo giro, ho fatto le ultime 3 catenelle, quindi entro dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Allora, io come gruppi di maglie alte ne ho un totale di 7. Naturalmente, se voi ne avete bisogno di più o di meno, regolate voi quanto far passare di separazione fra i vari gruppi. E adesso possiamo andare a fare il secondo giro, quindi come facciamo prima, andiamo a fare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa, andiamo nella maglia alta successiva e facciamo una seconda maglia alta non chiusa.
andiamo nella terza e facciamo una terza maglia alta non chiusa, le chiudiamo insieme, catenella di separazione, e poi andiamo dove abbiamo la seconda catenella del gruppo di 3 e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. Quindi i giri tornano a essere 2, si lavora sempre in tondo, io lavorerò tutta la manica e vi dirò alla fine dopo quanti giri sono andata a sostituire l'uncinetto e con quale uncinetto sono andata a lavorare. Ho terminato la manica, ho ripetuto i 2 giri per 15 volte, terminando col giro di maglie alte e le catenelle. Quindi adesso andrò a fare anche la seconda manica e finalmente il nostro maglioncino sarà terminato. Ho terminato anche la seconda manica, ho deciso di non fare alcun tipo di bordino intorno allo scollo perché mi piace quello che si è creato qui, quindi anche questa volta un maglioncino è terminato.